contesti il reato contesto del riciclaggio, con pene che possono arrivare anche a 12 anni, e soprattutto si è sgominato comunque una banda, chiamiamola così, che nell'anno tra il 2013 e il 2014 ha seminato comunque il pane, questo possiamo dire. Assolutamente sì, il risultato ci lascia molto soddisfatti perché siamo riusciti a assicurare alla giustizia quattro soggetti estremamente pericolosi per riciclaggio, come stava dicendo lei. L'attività questa volta è stata in qualche maniera originale perché è partita parallela a quella finalizzata a individuare i soggetti che realizzano i furti, le rapine, gli scippi, i furti con strappo. Ed è partita dalla refurtiva. Accertamenti ai Compro Oro della città hanno consentito di scoprire che alcune delle transazioni non erano proprio regolari, risultavano sospette, e accertamenti approfonditi poi fatti unitamente al personale della squadra mobile ci ha consentito di scoprire che effettivamente erano oggetti che provenivano da vari reati predatori realizzati in città nel corso del 2013 e del 2014. Una città un po' più sicura, ma avete chiesto anche la collaborazione ai cittadini, cioè maggiore attenzione rispetto a determinate dinamiche. La città sicuramente è più sicura perché il controllo del territorio, grazie alle indicazioni precise che provengono dalle strategie precise dal signor Questore, con lo strumento del focus 'ndrangheta che ormai da diversi mesi è in atto in città, ci consentono di dire che la città è più sicura, senz'altro. Per quanto riguarda invece gli accorgimenti che la cittadinanza può mettere in atto. Ma la collaborazione con i cittadini per noi è essenziale perché la segnalazione al 113 o l'interlocuzione costante con le forze dell'ordine ci consente di intervenire immediatamente. Gli accorgimenti sono stati quelli che ho accennato prima in conferenza stampa, l'evitare di aprire la porta a soggetti che dichiarano di essere dell'Enel o della Telecom perché conviene sempre premunirsi e fare le dovute verifiche, facendo anche una chiamata al 113, chiedendo poi effettivamente riscontri su questa cosa. E per quanto riguarda la circolazione in macchina, abbiamo debellato questo fenomeno con questi arresti perché è diventato frequente il furto della borsa dalle autovetture, quindi la massima cautela nel camminare in macchina perché ci sono questi fenomeni che sono ricorrenti e l'attività di oggi ne è sicuramente la prova. L'attività, no, l'attività, volevo chiedere io, è stata fatta in sinergia con la scuola mobile, è stata essenziale anche una celerità di indagine. Assolutamente, come già specificato prima, l'innovatività delle indagini è data anche dal fatto che si è centrata l'attenzione sulla refurtiva e questo, vista anche la normativa vigente in materia di Compro Oro, richiedeva una immediatezza degli accertamenti che poi sono stati fatti nei confronti di questi esercenti in Compro Oro, per l'appunto. Quindi attività iniziata a seguito di furti e rapine, quindi i reati presupposti, è proseguita immediatamente per accertare dove fosse finita la rifurtiva e chi materialmente avesse portato la rifurtiva presso questi Compro Oro. Insomma, fondamentale è stata la tempestività. Assolutamente, assolutamente.